perché giustamente non è che posso stare molto in silenzio, perché poi chi guarda giustamente la replica della live dice: ma che fa questo qui, non parla, è muto, sta zitto. E allora ok, dai, vabbè, mi sono connesso un po' prima, ragazzi, vi dico, mi sono connesso un po' prima, però la live diciamo che inizierà alle 2, diciamo, infatti avrei potuto mettere magari l'una meno 10, così. Le 2 meno 10, cioè scusatemi, e così via. Però, vediamo se io ho deciso di fare questa live questa notte. Giustamente, vi dico il perché: perché dovrebbero arrivare i giocatori di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi, visto che dovrebbe essere così, no? Visto che dovrebbe essere così, almeno faremo le pescate e poi si partirà a giocare qualche partita. Insomma, cercheremo di divertirci. L'importante è il discorso, è sempre uno, il discorso è sempre soltanto uno, ragazzi, e vi dico qual è il problema. Il problema è, speriamo che mettano i giocatori questa notte, uno speriamo che mettano i giocatori questa notte alle 2, e l'altra cosa che bisogna sperare, giustamente, oh grandissimo Giorgio, un abbraccio mitico. E ragazzi, qui Giorgio mi guarda, si gasa mentre mi guarda giocare, un grandissimo amico che spero di conoscere di persona il prima possibile, grandissimo Giorgio, grandissimo. Ma che dici Giorgio, anche questa notte beccherò portieri su portieri, sperando che alle 2 mettano i giocatori di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Allora, io nel frattempo qui la mia squadra è già bella carica, riposata e così via. Non faccio ancora grande Giorgio, ancora faccio dei cambi di giocatori, perché giustamente cosa faremo prima di partire a giocare? Allora, uè Emanuele, ben arrivato, ben arrivato. Cosa faremo? Una volta pescati i giocatori di questa notte, con la speranza che li mettono, ma credo di sì, perché solitamente le 2 li mettono, lì faremo una formazione per giocare questa notte, insomma, quindi è inutile farla adesso. Ah, dici che spacchiamo stasera, Giorgio? Bah, lo voglio ben sperare, perché se ogni volta devo prendere sempre i portieri, sai, inizia a diventare un po' un problemino. Io sono anche in emergenza difensiva. No, non li ho presi, Emanuele, 50.000 GP della Coppa, perché non ho fatto la Coppa in pratica. In questi giorni sono stato abbastanza impegnato, purtroppo. E, anzi, adesso ne approfitto per dirvi una cosa, magari, così almeno chi guarderà anche la replica di questa live sa. Avrete, come avete notato, insomma, il mio canale YouTube sta andando un po' a rilento ultimamente, ma questo non è per il fattore che faccio live su Twitch o altre problematiche, insomma, no. La problematica è che purtroppo il mio microfono che usavo, il Blue Yeti che usavo da un 4 anni e mezzo, quasi 5 anni, diciamo, 4 anni, vabbè, non ricordo di preciso quanto tempo è, ha deciso che a volte si sente bene mentre registro, a volte si sente un po' male, a volte si sente basso e devo urlare come un pazzo per farmi capire nei gameplay, e quindi si può dire che sono quasi senza microfono. Quindi è successo questo, che io, vabbè, io comunque un'altra decina di gameplay pronti già li ho, che devo solo montare e caricare sul canale, per quello sto andando un po' a rilento. Però la buona notizia è che oggi oggi proprio lunedì 5 ottobre, salvo complicazioni da Amazon, mi arriva il nuovo microfono, di cui farò anche l'unboxing sul canale. Infatti oggi registrerò anche l'unboxing di Crash Bandicoot, che è ancora, da quando l'ho preso venerdì, ancora sigillato. Vabbè, lì non mi occorre il microfono perché faccio la ripresa con il cellulare, però ho detto lunedì faccio tutto. Quindi ho preso il microfono nuovo e poi tempo 1 o 2 giorni, uno, lo cerco di impostarlo nel miglior dei modi, perché ho cambiato marca di microfono, vi dico anche questo. Ho preso l'Elgato Wave 1, quindi
visto che l'Ergato, ho sempre avuto molta fiducia sui prodotti che prendo dell'Ergato, perché avete visto che io comunque per registrare gameplay ho sempre preso l'Ergato. E allora, ok, dicevo, allora visto che ho preso sempre i prodotti dell'Ergato per quanto riguarda le registrazioni, hanno sempre dato buoni prodotti, mai avuto nessun problema. E allora, vai, Emanuele spacchetta insieme a me come sempre, grande. E quindi, ragazzi, alla fine è questo. Oggi mi arriverà il microfono nuovo. Ho preso l'Elgato Wave 1, che sinceramente mi sono informato un po' online. Oh, è arrivato Andrea sempre a fare il balordo. Quindi ho deciso di prendere l'Elgato dal Bruglietti. Sono passato all'Elgato Wave 1. Ho visto molte recensioni buone, poi comunque non ha bisogno di pubblicità del gatto, perché a livello di apparecchi, insomma, che fanno per le registrazioni, io ho l'HD60 Pro, ho piena fiducia in loro, quindi ho preso il loro microfono ad occhi chiusi, che comunque sono 140 euro, non è che, insomma, costa poco, diciamo, non è che costa pochino, eh. E quindi ho rallentato un po' il canale YouTube, cercando di caricare gameplay che comunque, ripeto, ho altri 7, 8, 10 gameplay già pronti, solo da montare e caricare. Così nel frattempo ho imposto il microfono. Andrea, il parruccone. Sì, vabbè, mi vuoi balordo, ma vediamo chi pesco questa sera, va. Allora, adesso rispondo a tutti. Infatti, adesso ho preso questa cosa qui che mi collego un po' prima, tanto visto che si parte comunque alle 2 di giocare, no? Perché fin quando giustamente non mettono i giocatori, è inutile iniziare, però intanto faccio due chiacchiere con voi. Quindi, il succo del discorso, ragazzi, è questo. Oggi, salvo complicazioni che mi fa cazzare il corriere di Amazon, ma non credo, perché non credo, è sempre puntualissimo. Mi arriverà il microfono nuovo dell'Elgato Wave 1, ragazzi, quindi posso iniziare, posso riprendere con le mie registrazioni a non finire. ma su Twitch, Andrea, dobbiamo andarci un po' più leggerini. Allora, Emanuele mi diceva che spacchetta insieme a me e sono contento. Poi mi dice anche che novembre si avvicina. Allora, Emanuele, adesso sì, novembre si avvicina. Io non voglio aprire un discorso un po' amaro. Ci siamo capiti. Siamo sicuri che riusciamo a prenderle queste console a novembre? Ci siamo capiti il fatto qual è. Non fatemi entrare nel discorso, perché infatti questi giorni sono stato anche un pochettino alterato. Sono stato un pochettino nervosino, possiamo dire anche, no? Perché mi iniziano a girare, ci siamo capiti su che punto di vista. Speriamo bene. Vabbè, detto questo, perché poi a me quando mi girano divento abbastanza ingestibile. Sono già ingestibile quando sono tranquillo. Immaginate il contrario. E si dovrebbe arrivare il corriere del gioco di Kojima. Ma dovrebbe portarmelo Kojima stesso, diciamo, il microfono. Dovrebbe portarmelo Kojima in persona. Quindi dovrebbe essere proprio lui. Proprio Kojima dovrebbe portarmi il microfono, veramente. Ah, speriamo che no, ma solitamente comunque non ritarda quelle consegne. No, no, con le console è tutto a posto, Emanuele. A me mi tocca sia PlayStation 5 che Xbox al Day One. Non è quello il problema. Il problema, non entriamo in discorsi troppo, sennò poi magari, sai, diamo fastidio a parlare, no? C'è il timore di un nuovo lockdown, ecco quello che te l'ho detto, insomma. Quello è quello che non ho per le console. Mi tocca sia PlayStation 5 che Xbox al Day One, garantito, ragazzi. Sono stato uno dei primi, il primo a pescare a bloccarle. Figuriamoci, figuriamoci, figuriamoci. E allora, sapete, in questi giorni sono un po' caldino. In questi giorni sono un po' caldino, sono, no? Quindi, allora, sono un po' caldino in questi giorni, anche un po' ingestibile.
No, no, Andrea, che già sto veramente su di mio, vai tranquillo che già sto su di giri di mio, eh. Già sto su di giri di mio, non serve, fidati. Fidati, che stasera becchiamo il collega di Erpomata, becchiamo stasera, va. Oh, ma Emanuele, ma quindi è confermato che questa notte alle 2 metteranno questi giocatori? Li mettono alle 2, credo, no? Come sempre. Non è che ho iniziato la live tutti belli gasati, siamo qui nell'attesa di aspettare che piazzano questi giocatori e poi boom, non li piazzano, no, ma credo che alle 2 li mettono, dai. Credo che alle 2 li metteranno, dai. Voglio ben credere. Ah, ok, li mettono bene. Emanuele, io qui in diretta ti posso dire che non rispetterò nulla. Garantito, parola di brado, io non rispetterò nulla. Allora, aspettiamo un attimino qui se piazzano questi giocatori e speriamo di non beccare i portieri anche questa sera per il semplice motivo che. Per il semplice motivo che. Eh sì, Andrea, per quello mi sto aspettando che ancora sto giocando, perché aspettiamo le due che piazzano Paris Saint-Germain e Bayern Monaco e poi inizieremo a giocare. Tempo di mettere la formazione con i giocatori che prenderò, sperando che prenderò giocatori. Ah, tu dici Giorgio che becca Mbappé questa sera? Speriamo. E se becco Mbappé voglio ridere la coppia d'attacco Aubameyang Mbappé, ragazzi. Voglio proprio ridere Mbappé Aubameyang. Lì c'è da ridere poi, e lì c'è veramente da ridere. Ma sono rimasto un po' deluso perché comunque i giocatori che piazzano già si sanno i giocatori che piazzeranno di entrambe le formazioni, scusatemi. Adesso ve li elenco. Tanto dobbiamo perdere comunque tempo. No, Andrea, ma quelle già. No, ma le mie console già stanno pagate, non è quello il problema, Andrea. Le console già stanno pagate, ma figuriamoci. Non è quello il problema è che io sono un tipo molto, come si dice, sopra le righe, no? Sono un tipo molto libero che non mi possono incatenare, capito? Non c'è storia, non si può fare. È contro la mia personalità, mi dispiace. Con me non attaccano, questo è il discorso. Allora, vi dico un attimino. No, l'acconto era di 250 euro. Ci mancherebbe, era di 250 euro. Allora, del Bayern Monaco mettono, vabbè, Lewandowski, Neuer, Kimmich, vabbè, ecco, ma magari vi dico quelli che mi interesserebbero a me, che mi servono a me, no, mi interesserebbe Alaba perché io sono proprio in emergenza difensiva, in modo che Alaba può fare sia il DC, ma può fare anche il terzino, anche se su questa carta qui è difensore centrale. Poi potrebbe interessarmi Pavard, che giustamente è anche De Vrij, che vabbè, terzino destro e sinistro. Poi per quanto riguarda. Sì, ma allora Emanuele, io devo prendere anche. Io ti dico tutto quello che devo prendere. Allora, per quanto riguarda, vabbè, Xbox non prendo nessun gioco perché tanto sono tutti sul Game Pass e quel che è, va bene. Per PlayStation 5 io prendo console, vabbè. Giustamente, Demon Souls, Godfall, Call of Duty, Spider-Man, secondo controller, base di ricarica e cuffie. No, Andrea, Neymar purtroppo non c'è. Sarà per via della squalifica di Neymar, che non c'è Neymar. Allora, del Paris Saint-Germain vi dico chi ci sono, insomma. Vabbè, Mbappé, Di Maria, Verratti, Marquinhos, Icardi. Paolo Sarabia, Kimpembe, anche Kimpembe, come difensore mi andrebbe molto,
mi andrebbe molto bene. No, purtroppo, infatti, come ho visto, non c'è Neymar, sono rimasto deluso, ma sarà per via della squalifica. No, Emanuele, ti dico, per quanto riguarda il joystick, cuffie e base di ricarica, non ho dato nessun acconto per adesso, perché lì dovrei dare 30 euro per le cuffie, perché costano 99, 100 euro costano. 30 euro per le cuffie, 10 per il controller, 10 o 15 per il controller e 10 per la base di ricarica. Però ti dico la verità cosa sto facendo, Emanuele, perché voglio stare un po' più tranquillo. Appena li metteranno prenotabili multiplayer, li blocco tutti lì, così pago in contrassegno e non anticipo nulla, capito? Tanti prezzi sono quelli. Pago in contrassegno e arrivederci al secchio, insomma, ecco. Solo che ancora li metto in prenotabili su multiplayer, cioè questo ritardo sugli accessori che sinceramente non capisco. Speriamo che arrivino in settimana. Speriamo che arrivino in settimana. Sì, Emanuele, ti hanno chiesto 30 euro. Vabbè, per il joystick ti hanno chiesto 10 o 15 per il joystick. A me hanno chiesto 30 per le cuffie, 10-15 per il joystick e 10 per la base di ricarica. A titolo informativo, perché ancora blocco nulla al GameStop di accessori. Ecco. Quindi, per il momento. Ma ma Andrea, no, ti spiego, non è che alla fine ho ridato indietro una PS4 e ho indietro un Xbox, quindi non è che ok, 10 e 10, quindi ok. Bene, bene. 10 e 10, ok. No, invece per le cuffie ne chiedono 30. No, ma diciamo che la sassata, sai qual è stata, Andrea? La botta, diciamo, no? Allora, intanto esco dal menu, così alle 2, appena rientriamo nel My Club, prendo anche il premio giornaliero, insomma, ecco. E allora, no, la sassata più che altro è stato questa rottura del microfono, che sono partiti 140 euro, ecco, questa è stata la sassata che non ci voleva in questo periodo, ecco. Sì, ma Andrea, vai tranquillo che io sono un cane sciolto, eh. Cioè, vai tranquillo proprio, sono un cane sciolto io. Proprio non ce n'è, mi conosci, lo sai, sono un cane sciolto e via. Non voglio saper nulla, ma nulla di nulla proprio. Cane sciolto proprio. E quindi, da oggi 50 monete in regalo fino a domenica 50 monete in regalo. Mi piace. Monete al giorno, ottimo. Eh sì, Andrea, perché ho preso come microfono, ho preso l'Elgato Wave 1, ho preso 139,99. Vabbè che comunque quello che avevo prima era il Blue Yeti, che all'epoca lo pagai sempre quelle 120-125 euro, e più o meno siamo lì, eh. Uè, Pulcinella, grandissimo, ben arrivato. Ben arrivato. Allora, vediamo se sto. Ok, sono le 2, quindi se faccio l'accesso, credo che dovremmo trovare già tutto ora, eh. Se nell'accesso. Andrea, sono 2,50 di acconto sull'Xbox e 2,50 di acconto sulla PlayStation. Ecco qui i giocatori inseriti, bene. Ok. Sono 2,50 e 2,50, che insomma, vai, 40 monete più 50 dovrebbe darmene ora, no? Vai. Eccole qui, andiamo. Ottimo così. Allora, ragazzi, vediamo un attimino i bersagli. Vediamo anche gli allenatori un attimino cosa hanno messo. Vediamo un po'. Vabbè. Diciamo che ok.
Ok. Allora, vediamo un attimino. I bersagli che hanno piazzato, no? Vabbè, questi qui, diciamo che c'erano già, no? Sì. Bene. Allora, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Vediamo i bersagli, tutte palle nere, quindi siamo a posto. Guardateli. Vediamo anche un po' i gradi. Ecco, grado B e grado D, insomma, Alaba e grado C, vabbè. Allora, intanto ditemi voi, vabbè, iniziamo a tirare dal Bayern Monaco, eh. Iniziamo a tirare dal Bayern Monaco, ragazzi, dai. Qui abbiamo Mbappé, Di Maria, Verratti, Marquinhos, quindi spero di non prendere i cardi perché tanto non so se lo userei, quindi diciamo che posso farne a meno di cardi. Vai, quindi iniziamo a girare dal Bayern Monaco. Primo giro. Si parte, ragazzi, eh? Ragazzi, si parte. Primo giro con il Bayern Monaco. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi becco, eh? Alaba, ragazzi, vai, il primo buonissimo. Almeno così abbiamo, cioè, non è che ho sistemato la difesa, però già con Alaba. Poi abbiamo il Van Dijk normale, non abbiamo quello lì, quello IF, diciamo, no, però almeno già Alaba iniziamo a mettere un tassello importante sulla mia squadra. Mbappé, Davis e Kimpembe sarebbe tanta roba. Vai, secondo giro, andiamo subito, vai. Andiamo subito con il secondo giro. Ma Alaba mi serviva, ragazzi. Alaba veramente mi serviva. Alaba veramente gran colpo. Gran colpo. Ma io un'altra volta Alaba, no? No, 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 no. Un'altra volta Alaba, ragazzi. Vabbè, lo metto sull'altro Alaba per livellarlo. Che devo fare? Alaba due volte. Sì che ti volevo Alaba, però due volte, insomma, sì, ti voglio bene, però ti voglio molto bene Alaba, non è che ti voglio un gran bene, però due volte di fila Alaba, insomma. Insomma, spacchetti dopo di me, Emanuele, ok. No, no, questo qui non è Alaba. Spero. Grande! Oh, ragazzi, abbiamo messo due colpi a segno, ma di potenza, eh. Col Bayern Monaco è andata bene, eh. Con il Bayern Monaco è andata bene, ragazzi. Veramente con il Bayern Monaco è andata bene. Adesso, prima di spacchettare per il Paris Saint-Germain, per il PSG, faremo un attimo. Allora, membri my club. Allora, via. Dov'è il doppio Alaba? Ok, uno lo blocchiamo. Anzi, ok, bloccami Alaba, bravo. E blocchiamo subito anche. E blocchiamo subito anche. Ah, c'è anche una challenge nuova, ottimo. E blocchiamo anche subito. Che non vorrei far stronzate, insomma. E adesso. Andrea ha portato fortuna, hai portato. Andrea hai portato fortuna, eh. Allora, andiamo su membri my club innanzitutto. Tanto di Alaba ne abbiamo due, quindi uno possiamo usarlo come preparatore d'esperienza, diciamo, alleno Alaba su Alaba, insomma, via. Stanotte ci divertiamo, credo, eh. Stanotte ci divertiamo, ragazzi, dai. Poi in vostra compagnia è sempre un piacere, sempre un piacere, via. Ecco Alaba, preparatore d'esperienza, vediamo quanti punti riesco a dar su. Ah, poca roba. Vabbè, meglio poco che niente, dai.
Ok. Almeno abbiamo sistemato come il terzino sinistro. Iniziamo a mettere un po' di tasselli per costruire una difesa un po' decente, diciamo. Vai. Andiamo a tirare. Anche tu, Emanuele Alaba, grande, grande. Allora, io intanto vado con il Paris Saint-Germain, eh. Io vado con il Paris, ragazzi, eh. Andiamo con il Paris Saint-Germain, via PSG ragazzi, e andiamo. Andiamo con il PSG. Ma dimmi che subito Mbappé. Dimmi che subito lui. Andiamo, cazzo. Ora sì. Ora sì che ci iniziamo a divertire. E andiamo con Mbappé ragazzi. Andiamo con Mbappé qui. È un attimo gasato che ancora premevo la X per andare avanti, eh. Mi sta pagando bene questa notte, PES ragazzi. Questa notte Konami mi sta pagando bene. Non posso lamentarmi, eh. Non posso lamentarmi. Questa notte sto recuperando tutti i portieri dell'altra volta, quindi. Che è Icardi questo? Sapevo che era Icardi, ho riconosciuto subito ragazzi, l'ho riconosciuto subito. Ma cosa me ne faccio di Icardi, vabbè. Andrea mi ha portato culo stasera, eh. Icardi, ma chi? Bah, vabbè dai. Ultimo giro, vai. Vediamo un po'. Che ben bei ragazzi! Ma vieni, ma vieni! Ma così ti voglio! Così ti voglio, ma ti voglio così! Grande Emanuele, grande anche tu, grande. E ora ci sono da fare un po' di cambi in formazione. Ora ci sono da fare un po' di cambi in formazione. Ora ci sono da fare un po' di cambi qui, eh. È andata benissimo questa sera. È andata benissimo. Allora. Gestione squadra. Tanto aumentiamo. Questa sera Giorgio non mi posso lamentare. Questa notte è andata veramente bene con le pescate. Non mi lamento. Andrea di cene te ne offro anche due se vieni, altro che una. Ci mancherebbe, ma che scherzi. Tutti gli anni che ci conosciamo. Ma ci mancherebbe. Allora. Innanzitutto togliamo Benatia perché oramai qui abbiamo un certo Alaba che adesso vieni un attimino qui, Ciccio. Allora, qui abbiamo un certo ora. Un attimino, ragazzi, che sono gasato oggi, eh. Guardate che bello qui. Guarda, anche il terzino può fare. Guarda che bello. Quindi possiamo mettere Alaba terzino. E qui l'aggiustiamo in questo modo per adesso. Poi facciamo entrare il signor Mbappé. Facciamolo entrare. Perché facciamolo entrare? Vediamo un attimino che giocatori ho preso anche. No, Icardi non ci penso neanche. Allora, vediamo. Dite che va bene così questa sera, ragazzi.
Allora,89, li metto affilati con lo stesso numero di potenza e vediamo un po'. Sì, credo che ci manchi qualcuno, avete ragione, avete ragione. Un attimino, perché sono gasato, ragazzi. Ma è vero, ho preso Davis come terzino. Vabbè, lo mettiamo. Ai ai ai, supero la potenza di quanto? Di poco. E vabbè, dai, togliamo questo. Tanto alla fine Alaba può fare anche il difensore centrale. E mettiamo qualche altro giocatore un po' scandaloso qui. No, comunque. Ok, a posto, fatto, fatto. E adesso mettiamo. A questo punto, vediamo se posso mettere Benatia. Se poi devo mettere uno minore, vediamo un po' se posso. No, per poco non mi rientra Benatia. E vabbè, dai. Mamma mia, che sudata che ho fatto, ragazzi. Mi sono gasato alla grande. Andrea, diciamo che adesso la squadra, ahia, però Pogba è di grado D, quindi non credo sia il caso di portarlo in panchina, insomma, cioè di portarlo in squadra Pogba, no, è grado D, finché è grado C, sì, ma grado D, insomma, non credo sia il caso, ecco, grado D, meno male che ci ho fatto caso, altrimenti, vabbè, dai, rimettiamo o Fabregas o Henderson, vediamo un po'. Vai. No. Vabbè, il problema si pone sempre qui. Mettiamo un cesso qui, via. Che vuole iniziare a giocare questa sera. Su, mettiamo un cesso e via, dai. Un cesso qualunque, vai. Via, andiamo così. Maledetti abilità gestionali, eh. Allora, va bene così, quindi possiamo partire, eh. Anche se. Vorrei togliere una punta e portare un secondo portiere. Non so se secondo voi la cosa è corretta quella che voglio fare, ma secondo me sì. Secondo me sì, perché secondo me sì. Un secondo portiere ci vuole, ragazzi, se sta che stia in condizioni buone, insomma. Vai. La prima vittima, speriamo bene. Speriamo bene. Lo facciamo quittare, vai, partiamo. Ma mi diceva Emanuele che c'è una challenge nuova questa sera. Andiamo a vedere. Andiamo nelle sfide di oggi, visto che c'è una challenge nuova. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Se proprio c'è questa challenge nuova. Ah, eccola qui. Cosa si vince? 1 contro 1, accumula 4 punti in 3 partite. Sì. Giorgio, vai tranquillo che qualche gobbo mi esce sicuro. Vai tranquillo che qualche gobbo lo becco sicuro. Allora, ok, i giocatori ce l'ho in squadra, quindi possiamo iniziare la partita, vai. Yes, andiamo. Ma sicuro qualche gobbo, partiremo con qualche gobbo, ragazzi. sono convinto, ci mancherebbe. Vediamo un po' chi mi capita, eh. Che adesso sono veramente curioso. Ma io neanche vorrei vedere, io neanche vorrei vedere.
Vediamo chi mi esce adesso, eh. Giorgio dice che becco un gobbo, vediamo. Vediamo subito. Vediamo subito. Cerchiamo di vedere subito chi mi capita, vai. Sempre se mi trova l'avversario, perché secondo me stanno ancora pescando qui, eh. Fall Guys della disperazione, grande. Andrea, ma dimmi una cosa, ma... O se... Allora, io... Assassin's Creed Valhalla, non so se lo prendo al Day One, ti spiego perché. Perché devo ancora finire l'Origin e l'Odyssey. Ma dicono che potrebbe essere collegato al Rogue, Assassin's Creed Valhalla. Ho sentito questa piccola voce di corridoio, diciamo. Perché io il Rogue non l'ho giocato, quindi dico anche questo. Allora, dove la giochiamo? Vai. No, no, giochiamo al Camp Nou. No, però no, aspetta, casuale cosa? Aspetta, aspetta. Notte, casuale cosa? Estate sereno. Ok. Vediamo un po'. Oh, almeno diciamo che la formazione... Ah, è collegato anche. Io ho sentito Rogue e forse l'Odyssey, giusto? A cosa è collegato di preciso, Andrea, il. Allora, via. Ok. Ok, così. No, Andrea, ma lo prenderei anche al Day One, ma tanto poi devo finire ancora l'Origin. Devo finire ancora l'Origin più l'Odyssey, quindi sono veramente in alto mare in tutti i sensi. Ah, questo qui ha Batistuta, Messi, Ronaldo, ma ti dico una cosa, non mi fai paura. Allora. No, ma poi io lo amo il Valhalla perché con i vichinghi, ragazzi, cioè con i vichinghi, voglio dire. Cioè, io amo i vichinghi, ragazzi, quindi voglio dire, insomma. Gobbi che hanno vinto 3-0 a tavolino stasera. Ma lì non si è presentato in Napoli comunque, lì... Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, Ah, questo qui è niente di nuvole, Messina. Ok. solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una Dite che è splendida forte serata. Mbappé, Il ragazzi. clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Mbappé dov'è, ragazzi? Non l'ho visto ancora. Prepariamoci a vivere un'esperienza indimenticabile di quelle che solo il Camp Nou può offrire. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Fabio, Ah, prepárate a ok, qualche quindi è riferito bomba. un po' a Si è tutti gli riaperto il campo Assassin's in seconda Creed. fascia. Questo è il Ok. Valchegiani portiere titolare, eh? Non lo nego. No, ma il Pieno di Valhalla è presa di pazzesco, pensarci due ragazzi, con volte i prima di vichinghi, ma attivare che una pizzata scherziamo. foliare. Ha un piede mancino che Era non ora che ti scarica facevano i un calci, ti Assassin's brucia. Creed con i vichinghi. Gioca con un pallone lungo. Pogba non riesce a servire il compagno. L'idea del Eh no, passaggio io era Pogba, giusta, gli è ragazzi, non mancata l'ho la portato in sensibilità panchina perché è nell'esecuzione del gesto grado D. tecnico. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lungo passaggio in avanti. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il L'idea era compagno buona, sì, giusto. però poi l'ha Al centro c'è fermata il sempre grande meno Aubameyang. spazio, bisogna essere precisi e Cos'è veloci nel questa passaggio. questo sbaglione difensivo che ho avuto? Si libera la grande, riesce ad intercettare. Cos'è questo sbaglione difensivo che ho avuto? Messi, pallone filtrante a superare la difesa. C'è spazio, c'è tiro. C'è spazio, c'è il tiro, c'è tutto, ragazzi. C'è tutto qui. Prova con la palla lunga. Spazio, tiro, c'è tutto, non si discute.
palla di nuovo sotto il loro controllo. Trova il compagno in Aubameyang. E andiamo. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ha concluso bene in porta, ma qui vedo grosse responsabilità da parte della difesa. Le vedrai responsabilità libero. Questa sera. Questa notte, più che altro, anzi questa sera, questa notte. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Cerca di lanciare il compagno. Iniesta. È un colpo di testa. No, vabbè. Colpo di testa da dimenticare. Una manovra offensiva impeccabile. Gli l'ho infilato Giorgio con Aubameyang. Questo qui ce le prende secche, sì, Andrea. Questo qui ce le prende secche, sì. Ce le prende secche alla grande. Ce le prende veramente secche. Non gli ho fatto nulla, non iniziamo perché non gli ho fatto nulla. Non cominciamo qui a dare i falli e... Non iniziamo perché non è così che funziona, eh. Non è così che funziona. Difesa ancora decisiva. Passaggio sulla destra. Scatta verso il pallone. È libero. È un uomo morto. Giorgio. Grande Giorgio. Ci divertiamo questa sera, dite voi, eh? Speriamo. Prova a verticalizzare. Mbappé. Passaggio profondo per Aubameyang. Lì non ho fatto in tempo ad agganciare con Mbappé, ragazzi. Lì si agganciavo con il mio super Mbappé, non si scherzava. Attenzione. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. È occasione persa questa, sbagliato. Adesso più avanti vorrei Van Gikif, ragazzi. Eccolo qua. Eccolo qua. E il Barcellona ha pareggiato. Un tiro, un gol questo, eh. Vabbè. Sono stati puniti duramente per quella palla persa. Puniti duramente. Gli avversari hanno intercettato. Sono, senti cosa devo sentir dire da questo. Puniti duramente. Un tiro. Puniti duramente. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la... Anzi, ecco, devo togliere la telecronaca perché porta sfiga, ragazzi. Che dite? La togliamo la prossima partita, no? Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. E la difesa sventa il pericolo. La gioca in profondità. Può andare. Non può, cerca il tiro. No. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Mbappé, cosa ti sei mangiato, Mbappé? Cosa ti sei mangiato? Essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Battuta lunga. Cristiano Ronaldo. Messi fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cosa ti sei mangiato lì, Mbappé? Tentativo di allungare il gioco. La palla viene respinta. Nelson Semedo era ben posizionato e intercettato il pallone. Sì, sì, poi la togliamo la telecronaca perché porta sfiga, ragazzi, veramente la telecronaca è una cosa da togliere e basta, non bisogna più averla tra i piedi. Messi. Palla in avanti verso il compagno. Ottimo passaggio. È un grande riflesso qui. Grande riflesso? Io direi gran culo, ma comunque va bene, dai. Comunque va bene. Dai, rinvia sta palla, su. Buon lancio. Buon lancio. Passaggio pericolo. Ah, okay. Adesso che... Vediamo quanti tiri in porta ha fatto questo, perché sono curioso, eh. No, sono veramente curioso di vedere un tiro in porta, l'ho detto, ragazzi. Un tiro ha fatto. Ma si può togliere la telecronaca adesso? No, non si può togliere adesso, eh. Vabbè.
aspettiamo dopo, e non si può fare altrimenti, quindi voglio dire, insomma. Vai, secondo tempo va bene così. Secondo tempo va bene così. Inizia il secondo tempo del match. Iniziamo il secondo tempo, sì, bravo. Pescara ha giocato meglio nel complesso, fornendo una Pescara ha giocato meglio, sì, nel complesso, direi. C'è anche da dire però che hanno sprecato un tiro in porta, ha fatto questo, ditemi un po' voi se è normale. Come di gioco e le occasioni create. Aubameyang. Cristiano Ronaldo. Ho giocato sì meglio nel complesso, in tutta la partita ho giocato, in tutto il primo tempo, diciamo, ho giocato meglio. Aubameyang. De Bruyne. Nel frattempo i miei giocatori per terra lì, ma tranquillamente lui non li ferma, non ferma il gioco. Iniesta. Pallone lungo in verticale. De Bruyne la mette in avanti. Ah, si può dalla pausa, vabbè, lo facciamo a fine partita. Errore che potrebbe mettere Maremma. Ha vissuto. Vira. Andiamo in pausa, così vediamo se riesco a toglierla subito, va. Vediamo se riesco a toglierla subito. Sicuri in fase di palleggio. Attenzione, grande shot. Prova la conclusione. E andiamo, Mbappé, ragazzi. E segna. E andiamo. Facile, facile. Anche troppo, direi. Giocata davvero molto intelligente. Ok, allora. Oh, ecco qua. Vai. È arrivato subito Mbappé, ragazzi, a sistemare la cosa, eh. È arrivato subito Mbappé. Ah, dici che devo giocare un po' ragionato? Ok, ok, Pulcinella. Non so da voi, ma da me sta tirando un vento questa notte impressionante. Vabbè, ma cioè non, vabbè, non dico nulla, dai, non dico nulla, che forse è meglio, non dico nulla, forse è meglio, meglio che non dico nulla, ragazzi. Come ho subito gol, perché meglio pensare a farne un altro e basta, su. Sì, Messi, io non ho ben capito, ho premuto per passare la palla circa mezz'ora prima, poi questo ha più culo che anima, ragazzi, io ve lo dico. Io ve lo dico. Non aggiungo altro, sennò poi divento veramente offensivo, quindi non aggiungo altro. Grande Semedo qui, eh. Grande Semedo lì, ragazzi. Fagli altri due falli, perché non si è capito che... No, vabbè, non lo fermi, ragazzi, non lo fermiamo. Ah, un contrasto, ok, ok. Allora, vediamo un po' se c'è qualche cambio da fare, perché credo che Semedo è quasi alla frutta, diciamo, ma allora io direi di lasciare la squadra così, tanto sta reggendo bene, quindi direi di lasciarla tranquillamente così al momento.
però ho visto che forse si è buggato una cosa, ragazzi, mi sembra che manchi ancoraggio e qualcosa, eh. Vabbè, non ci voglio credere. Cerco di impegnarli, abbiamo 10 minuti per fare un gol, eh? 81esimo. Qui bisogna stare attenti a Batistuta, bisogna veramente stare. Anche se nel 2020 l'ho usato un po' Batistuta, non è che mi sembrava tutta quella potenza, forse potrebbe essere perché li mettevano di grado C, adesso sono di grado B le leggende, potrebbe essere anche per quello. Ancora. Oh, vabbè, dai. Mi si ferma lì il giocatore. Non ci credo. Ma perché questo qui deve essere graziato per forza con me questa notte? Perché deve essere graziato proprio contro di me? Perché Konami ha deciso questo? Mi dite il perché? Vabbè, oramai la partita è finita, è inutile cambiare i giocatori. 90esimo, è inutile cambiarli, insomma. È inutile cambiare giocatori al 90esimo, insomma, no, quasi 91esimo, non vedo la cosa logica di far questo. No, dai, fammi. Cioè, questo qui ha fatto due tiri in porta, ragazzi, secondo me due tiri in porta ha fatto. Non ne ha fatti di più, eh. Secondo me due tiri in porta ha fatto. Andiamo a vedere, ma secondo me due tiri in porta ha fatto. Ah, ne ha fatti 8, vabbè. Ne ho fatti 12, va bene uguale. Pareggio. Vabbè. Mi sta stretto il pareggio contro di questo. Mi sta veramente abbastanza stretto, eh. No, non mollo, no, Emanuele. Sono... Ho giocato con un livello molto superiore al suo, ci mancherebbe. Non mollo minimamente, anzi. E infatti manca ancoraggio. Si era buggato infatti perché non si capiva. Vabbè, iniziamo la partita, mettiamo, ripiazziamo ancoraggio visto che... Ho visto che si era buggato perché non mi dava l'altra linea lì. Ok, vai. Ecco, il primo gobbo della serata, ragazzi. Il primo gobbo della serata è qui, eh. Il primo gobbo della serata, con me non vinci 3-0 a tavolino, Ciccio, con me non vinci 3-0 a tavolino, io mi presento in campo, mi presento, sì. Ecco, infatti mancava, ancoraggio mancava. Con me non mangi questa sera, Ciccio Bello. Allora... Non so perché, ma volevo mettere Nakatatimo.
Qui adesso c'è un problema, ragazzi. C'è. Nakata, Gullit, Van Basten, neanche Van Basten sta bello carico. Sì. Diciamo che il primo tempo io faccio rigiocare tranquillamente Modric perché ha giocato benissimo la partita precedente, quindi voglio dire, insomma. Questo chi ha? Gullit, Roberto Carlos, ha una difesa Puyol, Van Dijk, insomma. La difesa, ah, fammi cambiare un po' la maglia. La difesa può dare abbastanza fastidio, la difesa di questo qui, eh. La difesa di questo può dare veramente abbastanza fastidio. Con Puyol, Van Dijk, Roberto Carlos, insomma. Giorgio, speriamo che ha avuto sfortuna. Io me lo auguro, ci mancherebbe. Io se posso vincere sono ben lieto, eh. Sono ben lieto di vincere. Poi ben venga, insomma, eh. Ah, tu Emanuele stai giocando contro un olandese? Fallo volare, dai, fagli raccogliere i palloni non so dove. Ecco, adesso c'è ancoraggio, adesso. Adesso c'è. Prima, guarda, Puyol si riconosce dal parruccone. Sembra cocciante. E Puyol sembra cocciante, quindi. Puyol sembra cocciante, ragazzi. Non so se. Ti ricordi Andrea che sfottevano sempre? Guarda Puyol, è sempre lì, è sempre lì. È sempre lì. Al secondo tempo gli piazza una catà. Ho questa intenzione. Vedere Gullit alla Juventus mi fa un effetto un po' da vomito, sinceramente, vabbè. Se devo essere sincero, eh. No. Vabbè, qui ho sbagliato io, dai. Qui ho sbagliato io, eh. Lì ho sbagliato io, ragazzi. Devo spazzarla invece. Iniesta, qualcosina devi fare però, eh. Adesso metto subito una catà e via. Cerco di concentrarmi un po' per recuperare questo gol, che ho subito per mia colpa. Per mia colpa. Se segno con una catà. Al secondo tempo penso che lo mettiamo una catà, vediamo. C'è anche il coro Juve, ragazzi. C'è anche il coro Juve. Vabbè. Vai con il rimpallo, vai con il rimpallo. Bello, bravo, bravo. Gobbetto, bravo. Gol al rimpallo. Ebbè.
me lo dai il fallo? Almeno il fallo me lo dai, grazie. Molto gentile. Molto gentile, mi dai il fallo. Grazie. Gentilissimo. Di rimpallo mi dà fastidio anche a me, Andrea. Di rimpallo mi dà. Mi snerva, ecco. Di rimpallo mi snerva. Di rimpallo mi snerva troppo. Vabbè. O Messi, dalla subito quella palla però, Dalla subito quella palla. La recuperate questa palla, che dite? Nulla, eh? Cioè sembra autoscontro, ragazzi, questa sera qui. Questa notte, più che questa sera, sembra autoscontro. No, dai, queste cose qui no, però questi errori qui no, eh. Vabbè, non ci... No. Cioè, ragazzi, questo qui recupera l'impossibile. Recupera l'impossibile, questo. Recupera l'impossibile. Cioè, recupera l'impossibile, questo. Vabbè, dai, riproviamo. I falli no, non si fischiano. No, non si fischiano. I giocatori per terra, ma i falli non si fischiano. Non si fischiano i falli, eh? Ok. Ecco, i falli che non mi interessano vengono fischiati, quelli un po' più marcati che... I giocatori sono per terra, non vengono fischiati, vabbè. Però quelli più marcati, ovviamente. Ho detto ora ci tiro da lì tanto, visto che in porta difficilmente ci arrivavo, ho detto ma... Cos'è, fuori gioco ora? Diciamo di sì, dai, diciamo che è un po' fuori gioco, va, diciamo che è un po' fuori gioco.
Vai, lì ha fatto un bel liscio il mio giocatore. Lì ha fatto un liscio, un'opera d'arte lì. Oh, qui è rosso però, qui del cartellino rosso gli dai, eh? Qui del rosso gli dai, eh? Qui del rosso, qui, qui del rosso. Qui del rosso gli dai. Scusa, Ciccio. Fuori Van Gic. Gli ha dato il rosso. Cosa sta facendo lo sa solo lui, eh? Vediamo. Ok. Sì. E andiamo. Ora inizia a far melina, giusto? Giorgio è andata bene lì, eh. Ho l'impressione che questo vuole iniziare a perdere tempo, eh. Non so perché ho questa impressione, ma Aubameyang, scusate, non è rientrato? L'occhio della tigre c'è, ma non vedo se è rientrato Aubameyang, non capisco. C'è in campo. Sembrerebbe. Sì, c'è. Sembrato che ci sia Aubameyang. Cos'è? Cosa è successo? Cosa? Controlliamo un po' di cosine, va. Ragazzi, la voglio fare questa qui, eh. La devo fare. Scusatemi, ma la devo fare. Questa balordata la devo fare. Questa balordata la voglio provare. Questa balordata devo farla per forza con Nakatara lì dietro. Eh sì, Andrea, eh. ma c'è poco tempo, 77esimo. E andiamo.
E andiamo, ragazzi, e andiamo. E andiamo, così ti voglio, Nakata, così ti voglio. Così ti voglio, devo inferire. Devo inferire. Nakata, ragazzi, l'ha messa dentro. No, Andrea, non urlare che poi ti arrestano. Non farlo a quest'ora. Non urlare a quest'ora, Andrea, non urlare. Ho pareggiato con Nakata, ragazzi. Il pareggio con Nakata è stato superbo, eh. È stato superbo. È stato superbo il pareggio con Nakata. È stato superbo. Sì, Andrea, ma sono sono anch'io che ti stuzzico, ho messo una catà, ho fatto l'invenzione. Grande Emanuele. Almeno il pareggio con una catà, ragazzi. Entra una catà e si pareggia. Allora, la bestia nera dei gobbi, Giorgio. L'ho fatto entrare apposta, Nakata, quindi è da balordo proprio, gli ho fatto la balordata, ma di quelle fenomenali. Allora, ricarichiamo un po' la resistenza dei giocatori, così l'arma segreta è Nakata. Sì, perché lì si agisce nel sistema psicologico, capito? Quindi entra una catà e la piazza lì. Comunque possiamo ancora vincerla la competizione, perché bisogna fare 4 punti, io ne ho 2, quindi con una vittoria possiamo vincerla. L'arma segreta è una catà, ragazzi. Voglio dire, che bomba, ragazzi. È entrata una catà e l'ha infilata dentro. È arrivata una catà e ci pensa lui. E ci pensa lui senza problemi. E ci pensa lui senza problemi. Grande Nakata, così ti voglio, Nakata, così ti voglio. Nakatenji, così ti voglio. Ti voglio così, Nakata. Nakata in arte Nakatenji. Bisogna un po' tenerlo a giro, Nakata, no? Io mi sono divertito, quindi. Non so voi, ma io sto ancora in fase di godimento acuto, quindi va bene così, insomma, va più che bene così. Se mi trovo un avversario sono ancora più contento, eh.
se mi trovi l'avversario, poi ci metti un po' a trovare l'avversario. No, due tacche, no, no, no. Troviamo altro, sì, due tacche, ragazzi. Dai, non va bene, su. Uè, sterminatore, ben arrivato, sterminatore. Eh sì, va bene, Nakata, ragazzi, l'ha fatta grossa in questa partita, Nakata. Nakata in questa partita l'ha fatta veramente. L'ha fatta veramente. Ben dico nulla, io dico nulla, ragazzi. Poi grande Andrea, grandissimo. Vabbè, ma la catà è mi sa che forse è meglio che non lo inserisco più una catà, perché se poi gli fa un altro gol contro il Gobbo questa sera. Vabbè, Andrea, ma io. Voi lo sapete che io sono balordo, non è che perché passa il tempo mi calmo, cioè anzi divento peggio, questo è il problema. Questo è il problema. Uè, Squaletto, ben arrivato. Ben arrivato, Squaletto. Ecco, questo è un altro Juventino, secondo me. Eh? Lion, ho detto io. Ho detto io. Non è che qui ci stiamo a. No, il Napoli non si è presentato a giocare questa sera. Come ti piace PES? L'hai preso? Ci hai giocato un po' già oppure ancora no, Squaletto? Maremma, adesso chi tolgo dei due? Gobbi come se piovesse. Questa sera i gobbi tutti a me, ragazzi, tutti, eh. Modric, beh, no. E noi abbiamo Nakata. Noi abbiamo Nakata, ragazzi, quindi ci mancherebbe, va bene così. Sì, il Milan è primo, ragazzi, questo è l'importante. Sì, anche questo è un gobbo orizzontale, quindi adesso sì. A me capitano questa sera, oh, tutti a me. Tutti mi capitano, ma come si fa? Ma come devo fare? Mi cercano i gobbi. Leao, una bella doppietta, Leao, eh. L'ha infilata bene. Grande Milan al primo posto, ragazzi. Un gran Milan. Lei è un gran Milan. Ecco ancora i cori della Juventus, va. Ecco ancora i cori della Juventus, ragazzi. Andiamo ancora con i cori, va. Vai Elison. No. Oh ragazzi, io lì non è che l'ho vista brutta, l'ho vista bruttissima. Io lì l'ho vista veramente bruttissima. Maremma, grande Elison. Grande Elison, ragazzi. Maremma. Tutti a me capitano stasera, eh? Chissà perché i gobbi capitano tutti a me. Chissà perché.
No, Viera, perché rallenti in quel modo, Viera? Perché? Mi dici perché, Viera? Viera, così non va bene, devi giocare a modo tuo come sai fare. Se no mettiamo una catà. No, dai. Qui mi sa che ci vuole una catà, ragazzi, ve lo dico. Credo che ci vuole lui, in attacco questa volta. In attacco questa volta mettiamo una catà, eh. E nel secondo tempo non si deve aspettare l'entrata di Nakata, eh? Non deve aspettarsi la Nakata che entra al secondo tempo. Poi dovrei togliere Messi poi, oppure possiamo mettere Messi a centrocampo. Poi... Ma dove la dai, Aubameyang? Non ho capito Aubameyang perché... Vabbè. Ma sbaglio CR7 quest'anno l'hanno fatto più forte del 2020? O sbaglio? E andiamo, annusati questo gol di Mbappé. Andrea. No. L'ha messa dentro con Lewandowski, ragazzi. Eh sì, è forte quel Ronaldo lì, da come si vede. Sì. Ma si vede che è strapompato, si vede. Non era fuori la palla, no? Sembrata fuori dalla linea, vabbè. Mi era sembrata fuori dalla linea. Ragazzi, metto Messi a centrocampo, ve lo dico, eh. Qui ci vuole il tocco di classe di Nakata, ve lo dico io. Ci vuole il tocco di classe di Nakata qui.
e andiamo. Tra poco il sorpresone con Nakata, magari. Il top sarebbe che segna Nakata e questo qua quitta, sarebbe veramente l'apoteosi che può succedere contro un gobbo. L'apoteosi sarebbe, ragazzi, veramente l'apoteosi. Gran passaggio di Nakata per Mbappé. Gran passaggio di Nakata per Mbappé, ragazzi. Gran passaggio di Nakata per Mbappé. Ragazzi, comunque Nakata ha fatto un passaggio come se fosse un gol quello per lui, eh. Cioè ha lanciato un Mbappé in Maremma. Fermatelo. 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 Dovete fermarlo, dovete fermarlo. E va a cagare, va, dai. Ronaldo pompato edition, giustamente. Ciao Manu, ben arrivato. Ben arrivato. Un attimo che sono impegnatissimo, che qui c'è Ronaldo che per fermarlo è un casino. No, o il Levando, vabbè, non ho capito chi era, ma Ronaldo credo che era. Ma io vorrei inferir tranquillamente. Ecco Mbappé, ragazzi. Ronaldo Icon, questo qui è un trattore, sì, Maremma. È un trattore veramente assurdo, assurdo. Vabbè. Come tocca palla segna. Mi ricordo in parte, Manu, è passato un po' di tempo. Cioè Ronaldo non si ferma comunque, non lo ferma, cioè... Iniesta, l'ha messa dentro Iniesta, ragazzi. E l'ha messa dentro Iniesta. Strano che l'arbitro non ha fischiato. Strano. Strano, che non ha fischiato l'arbitro, eh. Sì, sì, su Twitch ho iniziato da poco, su Twitch. Ho iniziato anch'io da poco su Twitch, quindi... Io non mollo mai, ragazzi, io fino alla fine gioco la partita, ci mancherebbe. Non la do mai vinta, non la do mai vinta. Dai. No, come non fischio? Ragazzi. Vai, dagli il rosso anche qui, va. Dagli il rosso anche qui, Ciccio. Giallo? Vabbè.
E vabbè, la Juventus, ragazzi, tutto regolare. E la Juventus, tutto regolare. Allora, vai, centrocampo, mettiamo Gullit. Si è stancato Iniesta, che dobbiamo fare? Avviciniamo un po' Nakata, Mbappé non si sa dov'è. Fa anche lì, ma Mbappé non si sa dov'è. Allora. Sì, Manu, ma io non mollo mai, ci mancherebbe. Non bisogna mai mollare, specialmente se hai Nakata in campo. Mbappé non rientra? Fuori gioco? O fallo? Ma se passava quella palla lì per Nakata che se ne andava da solo, che succedeva, ragazzi? Se passava quella palla che se ne andava da solo Nakata, no? Dobbiamo fermarlo questo. Sta giocando troppo. Sta giocando troppo. No, vabbè, ma i rimpalli a favore anche, dai, oh. Se vabbè, dai, gli altri due rimpalli a favore al gobbo, eh. Oh ragazzi, tre partite, tre pareggi, eh? Tre partite, tre pareggi. Non si vince e non si perde questa sera, non si vince e non si perde. Riproviamo la challenge, cosa vi devo dire? Se voi avete tempo che... Tre partite, tre pareggi. Tre partite, tre pareggi. Ditemi voi se è normale. Ok, vai. Io farei una cosa un attimino, ragazzi. Vabbè, dopo, dai, vai. Rinnoviamo il contratto a Banjic. Pago con i GP, ci mancherebbe. Possiamo riprovare però questa challenge, no? Eh sì, è online, Emanuele, certo. È online, sì. E questa challenge qui, vedi? No, aspetta, questa è contro comma. Aspetta, questa qui a sinistra, challenge online. È questa. Oh, ragazzi, oh, che dire, io la voglio riprovare. Tre partite, tre pareggi, non è che mi scende tanto, eh. Capita. Brato che... Comunque, ragazzi, tre partite, tre pareggi. Almeno posso dimostrare che comunque non mi sono mai arreso, no? Contro l'avversario. Almeno posso dimostrare questo. Posso dimostrare questo almeno. Ho sempre dato filo da torcere. Sono stato sempre sul pezzo, no? Tanto ora mi capita un altro gobbetto juventino. Tutti questi juventini non mi sono mai capitati su PES, eh? In tutti i PES, cosa devi fare martedì su PES? Cosa devi fare martedì su PES, Manu? Oh, allora, vediamo un po'. Vediamo un attimino. Ah, ok. Sì, questa qui devi fare 4 punti in 3 partite. Io ho fatto 3 pareggi, quindi ho fatto 3 punti.
non sono riuscito a portarla a casa, ma adesso dai, cercheremo di impegnarci un po' di più. Vai, questo è un altro Juventino, ve lo dico subito, eh. Questo è un altro Juventino, ve lo dico subito. Strano. Tre pareggi, oh. Allora, stadio Old Trafford, vai, mi piace, mi garba, mi garba. No, non usa la Juve, no, infatti è un miracolo, strano. È un po' strana come cosa, ma va bene così. Allora, è Nakata, va bene, Nakata qui non c'è bisogno di inserirlo, non è juventino, quindi. Cos'è? Cos'è successo? Un peggioramento della connessione dell'avversario? Così. Gli è caduta la connessione, ragazzi. Tre punti così, ragazzi. Diamo. Tre punti regalati, easy proprio. Bah. Sinceramente non mi piace vincere in questo modo, ma non è stata causa mia, è caduta la connessione a lui, quindi ha avuto lui problemi di connessione, io non c'entro nulla. Vabbè. Non ho ben capito cosa sia successo, ma va bene. Mi dispiace per voi che non avete visto la. Non c'è stata partita, ma ne troveremo un'altra, ecco, vai. Perché ha visto che non è gobbo e quindi la fa vincere a tavolino. Perché lui mi deve far giocare con i gobbi questa sera, è così. Sì, credo che sta prenotando Giulia Passione, questo lo credo anch'io. Giulia Passione ad alti livelli. Credo di sì, Andrea, credo proprio di sì. Credo veramente. Chi è questo? Vediamo un po'. No, io avevo voglia di giocare, poi è successo quello che è successo. Cosa? Vediamo un po'. Emanuele nel frattempo che purga un po' tutti. Allora, rimettiamo l'Old Trafford qui. Schema di gioco. Grande. Aspetta, aspetta, qui ho. C'è un problema qui adesso. C'è un problemino. Emergenza terzino destro. Ma Manu, per adesso non ho un calendario, come si dice, per streamare ben preciso. Adesso, diciamo che sto streamando quando ho tempo, ecco, perché devo portare avanti anche il canale YouTube. Quindi, insomma, non ho ancora un calendario ben preciso, diciamo. Sono in emergenza. In emergenza. Allora. Vediamo che infatti il modulo, sì, è un po' strano il modulo, ma bisogna stare attenti a questi qui perché con questi moduli così strani a volte creano problemi, bisogna stare un po' attenti con questi moduli così strani, eh. Capito, Andrea? Bisogna stare un po' attenti a questi moduli che usano, diciamo.
Cosa facciamo? Non inizia neanche questo, vabbè. Aspettiamo. Ma io dovrei fare un calendario di quando streamo, insomma, però il problema, insomma, è che ho molti impegni. Devo cercare di fare un calendario, quello sì. Sì, male che va, se la risolviamo così, male che va, dai, male che va, la risolviamo in questo modo. Male che va, la risolviamo in quel modo lì. Nella peggior delle ipotesi. Ma Giorgio c'è ancora, si sta godendo le partite? Guardate Modric che lanci che fa, guardate Modric. Vediamo se ci va a fare due risate questo qui con il... Ah, tu dici dal modulo che porta in campo. Grande Giorgio, ma fino a che ora sei al lavoro, Giorgio? A che ora stacchi da lavoro? Cioè, non so se avete visto Vieira come arriva, che spirito combattivo. Fermati, dammi questa palla. Ah, fino alle 5, vabbè, insomma, fino alle 5, dai. Vieira è forte, sì, Vieira... Vorrei anche Kanté a centrocampo, che secondo me Kanté dice anche la sua, eh. Sì, Vieira è fortissimo, Vieira è... E infatti vorrei livellarlo al massimo, perché credo che livellato al massimo può fare dei danni irreparabili, Vieira, eh. Veramente diventa un muro, ferma tutto. Secondo me veramente può diventare un muro, Vieira, con le condizioni lì, eh. Stai esagerando un po' con la palla, capito, Ciccio? Hai sbagliato anche persona e momento, quindi stavi un po' esagerando a tener palla in quel modo, per i miei gusti. Maremma, che gol, ragazzi! Bel gol! Che gol! Quello è un tiro beffardo, sì. Purtroppo sì. No, Mbappé, non puoi mangiarti quei gol, dai. Non puoi mangiarti quei gol, Mbappé, però, su. Dai. Si mangia quei gol lì. Questo è Sebas con il secondo account, potrebbe essere. Ha
atterrami dentro l'area di rigore, Ciccio. Atterrami dentro l'area di rigore, Ciccio. Atterrami dentro l'area di rigore, quello stavo aspettando io. Stavo aspettando che mi atterravi dentro l'area di rigore, Ciccio bello. Quello stavo aspettando io, non l'hai capito allora? Non l'hai ben capito, eh? Cosa aspettavo io, Ciccio, eh? Ciccio è il fenomeno. La fortuna ti ha baciato questa volta. Questa volta la fortuna ti ha baciato bene. Beh, l'ha baciato bene la fortuna, ragazzi. Vabbè, pallonetto da lì. No, pallonetto da lì. Vabbè, un tiro in porta ha fatto. Non è che ha fatto chissà che cosa. Un tiro, eh. Oh, ragazzi, un tiro in porta ha fatto. Non è che. Qui ho il terzino destro che purtroppo è out. Di pallonetto con questo? Eh beh sì, chi vuole fare il fenomeno va punito a prescindere, veramente va punito a prescindere, quello sì, quello sicuramente. Però, dico però. Col cucchiaio, Giorgio, col cucchiaio sarebbe fantastico. Sì, sì, questo qui Andrea, sì, dal Circle Fay credo che sia uscito, eh. Sì, sì, penso proprio dal Circle Fay, non ci sono altre soluzioni, diciamo. Sì, dal Circle Fay sicuramente, sì, sì, sì. No. Ma volete allontanare questa palla che siamo in pericolo qui? Andiamo con tutte le posate, vai Manu, andiamo con tutte le posate. Non ne lasciamo una, tutte, ecco qua. Ragazzi, ho subito qui. Ma ho il difensore centrale che è freccia rossa, proprio fuori forma totale, ma che devo fare? Vabbè, la partita non è finita comunque, attenzione, non è finita la partita, quindi voglio dire, non è assolutamente finita la partita. Non è che gliela ho vinta così facilmente, insomma, ecco. Io sono uno che lotta fino alla fine, quindi. Ma no, ma. No, vabbè, no, Mbappé che se ne va in quel modo non va bene, ragazzi, no. Cioè, lì era gol, lì era, no, vabbè. Non capisco, lì era gol e punto. Lì era gol, vabbè dai.
Cioè, non l'ho capito l'Imbappé cosa ha fatto, ragazzi. Veramente non l'ho capito. Non l'ho capito proprio. Non l'ho ben capito veramente. Se vabbè. A lui lo para. A lui lo para. A lui giustamente lo para, e beh. Vabbè, Emanuele, ma non è sempre semplice a ragionare subito con la testa per quello che devi fare. Questo qui, tre tiri, tre gol, sai, ne ha fatti? Quanti tiri ha fatto? Ah, fa anche il fenomeno questo, ragazzi, fa anche lo sbolone, diciamo, no? Sì, sfotte pure, sì. Sfotte pure, sì. La prima sconfitta della sera questa, perché tutti i pareggi ho fatto, la vittoria non la conto perché comunque è caduta la connessione all'avversario, quindi. Esatto, no, ma infatti non lo blocco assolutamente, no. Non lo blocco, è il classico spavaldo che poi sta tutta la giornata dietro il PC e non fa nulla, capito? Il classico spavaldo fenomeno di Poggi Bonzi, di queste cose qui. Allora, vai, troviamo subito un'altra partita, vai, tanto se faccio un pareggio vinciamo la competizione, la challenge, se no, ragazzi, dopo di questa partita come va, comunque chiudiamo la live che sono le 4:20, quindi insomma, la mettiamo in questo modo. Gobbo, vediamo un po'. Non è Gobbo questo. Speriamo Giorgio, speriamo perché ancora vinco tutti i pareggi, una sconfitta, questo qui anche lui Mbappé. Allora, no, Modric deve giocare, ci mancherebbe. Modric fisso. No, questo qui è una squadra pesante. Questo qui è una squadra pesante. Ha una squadra pesantina questo, eh. Ha una squadra pesantina.
molto pesantina, devo dire. Un po' troppo. Una squadra un po' troppo, c'è anche Beckham, quello forte del Manchester, non è che... Ah, questo qui usa anche il trucchettino. Usa anche il trucchettino del lancio all'inizio per far subito gol. Ah, è fenomeno. Fenomeno proprio questo, ma di un certo livello, eh. Un certo livello culturale di fenomeno questo, eh. Di una certa categoria, capito, per dire. Fenomeno veramente ad alto livello, ad alto tasso. No, Mangic, ma cosa fai? Sì, questo è un altro fenomeno, questo qua è un altro, ma su PES Andrea è pieno di fenomeni, su PES non devo dirtelo certo io, in tutti questi anni che porto gameplay hai visto cosa è capitato su PES, no? Non so se anche su FIFA c'è lo stesso livello culturale, però insomma voglio dire... Non so se neanche su FIFA magari c'è quel livello culturale come PES, però diciamo che... Ho detto ci tiro, non ci tiro, ci tiro, vai. Fuori gioco, fai il bravo che è fuori gioco. Ci si prova qui ragazzi, eh? Ah, ci sono anche su FIFA quindi fenomeni, ah ecco, perfetto. Che poi che gusto ci provano a sfottere, tanto bello giocare una partita, vabbè. Vabbè, non ci credo, dai. Non ci voglio, no, vabbè, non ci voglio credere, ragazzi, ma me lo dite voi cosa sta succedendo qui? Cioè, me lo dite voi cosa sta succedendo qui? Ho preso più pali in questo pezzo che non so in quanti. Ah, su FIFA è peggio addirittura? Eh sì, perché lì shoppano molto, lì... No Manu, ma sai quanti pali ho preso da quando ho iniziato a giocare a PES 2021? Ho perso il conto. Ho perso il conto dei pali che ho preso, quindi... Non oso più contare i pali che ho preso perché veramente il conto è perso, eh. Sì, basta che shoppano e... Ma io vedo qui nel GameStop dove vado io, Andrea, vanno a fare certe ricariche per FIFA che veramente
tra FIFA e Fortnite non so qual è peggio, eh. No, Emanuele, ma si prendono troppi pali, si prendono, cioè è il pezzo del palo questo. È il PES del palo, almeno per me lo è. E andiamo, era ora che entrava il gol, sono 2 ore che stiamo attaccando, su dai. Sono 2 ore che stiamo attaccando, basta. Ecco qua che rifà il trucchettino. Questo è più fenomeno di quello di prima, questo proprio alta categoria di fenomeno. Qui veramente bisogna, il livello è molto culturale, direi, eh. Veramente molto culturale il livello di questo qui. Ma sì, Andrea, ma che shoppare su FIFA, posso capire su PES che con un po' di monete, diciamo che una squadra, cioè i giocatori che ho preso io questa sera su PES, no? Questa notte su PES, su FIFA quando li prendevi questi giocatori, quando bisogna shoppare, è una cosa troppo... Cioè io credo che su FIFA, per quello che ti fanno pagare per shoppare e che shoppano, loro potrebbero, con tutte le persone che ci sono che shoppano su FIFA, potrebbero tranquillamente dare il gioco gratis, perché tanto con tutto quello che shoppano guadagnano solo lì sopra, quindi lo potrebbero dare gratis il gioco. E appunto con 100 euro, 200 euro al mese, ragazzi. No, no, ma che siamo pazzi. No, no, non esiste. Non è nel mio vocabolario, ecco. Shoppare, spendere tutti su PES, posso capire una 10 euro ogni tanto se proprio non riesci a farti la squadra. E già 10 euro a me mi vanno strette, perché io buttare soldi sui giochi non mi piace, quindi... Manu, dipende se hai fortuna, perché io... Questa sera ho fatto la pescata più delle pescate belle, ma l'altro settimana scorsa ho preso 3 volte lo stesso portiere, è come se ho buttato 300 monete. Capito, ci vogliono mesi, capito Andrea, è un casino su FIFA, è... Puoi buttare mesi per prendere un giocatore, Andrea? Ma guarda come devo subire gol! Ma guarda come devo subire gol! Sì, anche io l'ho avuti quei bonus lì, Manu, anch'io l'ho avuto. Avevo 23 leggende su PES 2020. Ma vi rendete conto che gol devo subire io? Cioè è Brado che deve subire questi gol così? Cioè vabbè. Oh Paolo, buongiorno! Paolo, grandissimo! Grande Paolo! Qui gliel'ho infilata potente, ragazzi, con Mbappé, qui gliel'ho infilata potente. Buongiorno Paolo. Grande. Lì gliel'ho infilata bene, devo dire. Ecco qua.
Ecco qua. No, Paolo, niente caffè che dopo a una certa devo dormire. A una certa. Poi in settimana ci andiamo a fare un caffè o andiamo in pasticceria, Paolo. Fine settimana andiamo in pasticceria. Paolo mi vede fare la live a quest'ora e dice tu stai fuori di testa. Fine settimana si va in pasticceria, Paolo. Ho perso la partita, ecco qua. Tiri a giro con Beckham. Ho perso la partita, l'ho persa. Paolo, ho preso Mbappé questa sera, Mbappé, Alaba, Kimpembe. Cioè non lo so comunque. Cioè devo perdere la partita contro questo scempio, questo è uno scempio questo qui. Questo è uno scempio, ragazzi. Allora, ah, non devo pensare paste, ma vabbè, quello fine settimana andiamo, ci manca tempo, quindi no, non ci penso per adesso, promesso, dai, almeno per 10 minuti non ci penso. Mi ha fatto 2 gol con Beckham. Ma comunque qui devono sistemare quelle patch, ragazzi, perché avete visto che la difesa. Vabbè. Dorme la difesa, ragazzi, la difesa dorme. La difesa deve dormire. Deve dormire. La mia difesa deve dormire. Deve dormire la mia difesa. Lo sapevo io. Devo vedere quanto d'intesa. Devo vedere quanto. Sì, ma guarda qua i trucchettini che fa questo. No, vabbè, ma non si può giocare con. Non si può giocare con questa gente che fa questi trucchetti così, ragazzi, dai, con la battuta del. Dai, vabbè. Questo qui lo blocco, ve lo dico, lo blocco perché è gente che gioca in maniera così scorretta, non merita di affrontare il signor Brado qui presente, guarda, ancora. Solo quello sa fare. Solo quello sa fare, cioè non sa fare altro. Ma perché non torni a giocare al Tamagotchi su PlayStation 1 che tanto non sei capace di far nulla? Questo qui deve andare a giocare al Tamagotchi deve tornare a giocare. Deve ripartire dai primi giochi, quelli che giocavi solo con 2 tasti, che vedevi tutto squadrettato, da lì deve ripartire questo qui. Sto deficiente, guarda. Non sa giocare, ma cambia gioco, va. Ma cambia gioco, cambia. Ma cambia gioco, che non sei capace neanche a premere sul tasto quadrato, per cortesia. Neanche sul quadrato sei buono a premere, hai problemi a premere anche il quadrato, ma per cortesia.
è impedito, non sa nemmeno i tasti della PlayStation, non sa. Ma questo a Pac-Man se lo mangiano sempre i fantasmi, neanche lì può giocare. Neanche su Pac-Man può giocare questo. Ma vai, vai. No, questo verrà bloccato a distante, questo verrà bloccato a distante, questo. Questo non è che verrà bloccato, questo verrà proprio... Questo verrà proprio buttato nella differenziata, verrà buttato questo qui, nella differenziata verrà buttato sto fenomeno. Ah, non l'ho bloccato perché sono andato avanti, giusto? Ah no, lo blocco adesso, ottimo. Vai, questo ti sei meritato. Vatti a prendere un amaro Lugano, non Lucano. Lugano, visto che sei di quelle parti lì. Allora. Rinnoviamo Semedo. Un'altra partita quasi quasi me la faccio un'altra partita, va, quasi quasi. Alla prossima, Manu, grande, alla prossima. Questo qui mandiamolo a bere un amaro Lugano. Vai a bere un amaro Lugano, cesso ambulante. Allora, voi ditemi se devo insultare le persone alle 4 del mattino. Ma sì, non c'è orario con questi fenomeni. Oh Paolo, buon lavoro, tanto poi ti scasso un po' su WhatsApp come finisco la live, vai tranquillo Paolo, buon lavoro. Allora. Allora, sì, la faccio sì un'altra partita, ci mancherebbe. Allora, recupero resistenza a tutti, vai. Paolo, attendo se incontri qualcuno con i monopattini, eh. No, ma io dormo il giusto io, Paolo, io tu lo sai, io dormo. Attenta ai monopattini, Paolo. Soprattutto ai rincoglioniti che vanno con i monopattini. Quello è il problema. Ma vediamo se c'è qualche allenatore. Allora. Allora, ok, sono già a 99, cosa sto facendo? Attento a quelli con i monopattini, Paolo, che quelli sono rincoglioniti. Ciao Paolo, buon lavoro, a dopo. Vediamo che allenatori ci sono, va, sono curioso. Vai ragazzi, riandiamo sulla challenge, eh? Riandiamo sulla challenge. Eccoci qui, bentornati sulla challenge dove è pieno di gobbi, ma qualcuno lo affronteremo ancora, ma sì, tutti i gobbi su PES. Sto lontano dallo stress, tutti i gobbi sono su PES, nuova canzone, quindi ve la dico bella, chiara e tonda. No, no, Andrea, guarda, io non li sopporto questi con il monopattino perché veramente sono indescrivibili, vanno sui marciapiedi, importunano le persone, cioè sul marciapiede con il monopattino. Lasciamo perdere che è meglio, ma... Ne ho insultati già un po' con i monopattini, tranquillo, per strada, ne ho insultati già un po'.
vai. 3 ore per trovare l'avversario, ragazzi. 3 ore per trovare l'avversario, eh. 3 ore, 3 ore. Tutto sto casino per trovare un avversario con due tacche di linea. Ma dove vai? Qui o si gioca al massimo o non si gioca, Ciccio. Ma dove vai? Dove vai con quella connessione? A pelare le patate, vai. Di erpomata, cioè, cosa vai a fare? Andrea, uno l'ha assaporato l'asfalto, eh? Un mese e mezzo fa, quasi 2 mesi fa. Uno ha assaporato l'asfalto già. Allora, vediamo un attimino qui. Ok. Ma mi trovi l'avversario oppure no? Ma me lo trovi oppure no? Cioè, ma io non so, ragazzi. Ragazzi, non mi trovo l'avversario. Non mi trovo l'avversario. No, no, ma io neanche l'ho toccato, Andrea. Mi è partito un attimo la gamba, mi è partita. Un attimino la gamba, come se scatta la molla alla gamba, capito? Quindi. Dai, su. Qui non mi trova più nessuno, ragazzi. Oramai trovare partite su PES è diventata una cosa proprio. Io non so, cioè, mi trovi l'avversario, cioè, non è che possiamo stare qui fino a domani. L'avversario non c'è, l'avversario non c'è. Si sta facendo un bidet. Così facciamo compagnia anche a Giorgio che stacca alle 5. Da lavoro, mentre il mio amico Paolo attacca alle 4, 4 e un quarto. C'è chi stacca, chi attacca, poi anche perché devo svegliarmi anche presto questa mattina, perché io non so a che ora potrebbe arrivare il corriere Amazon per la consegna del mio microfono. Comunque, Andrea, ma vedi se ti piace il microfono. Si chiama, il microfono è Elgato Wave 1. Dimmi cosa ne pensi. Vai su Amazon e dagli un'occhiata, insomma. Elgato Wave 1. 140 euro. Insomma. Come non è possibile che non trova gli avversari, ci mette tutto questo tempo. Ci mette veramente troppo tempo a trovare gli avversari. Non capisco il perché. Non capisco il perché, ragazzi. Ecco qui. Ecco qui allora. Questo record. Sì, il matchmaking su PES, ragazzi, è un qualcosa di incommentabile. Veramente di incommentabile. Allora, Kimpembe non può giocare. Fa anche rima. Kimpembe non può giocare, mi dispiace per te. Questa partita mi dispiace anche per me perché Kimpembe mi faceva comodo. Ma che devo fare?
È un bel derby, eh? Per chiudere questa live con un derby è il top, eh? Ok. Questo qui è Ronaldo taroccato. Perché ogni volta se ne va ancoraggio? È buggato proprio. In pratica, Andrea, il microfono che ho preso del gatto è lo stesso che uso per registrare i gameplay, la stessa ditta, capito? Del gatto Game Capture Gaming, adesso fanno anche i microfoni fanno, quindi la qualità penso che sia eccezionale. Chi aveva centrocampo? Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto veramente caso che aveva centrocampo. Speriamo, Giorgio, che lo stendo questo. L'hai visto il microfono, Andrea? Che bomba che è? Mbappé, Sterling, Beckham. Maremma pesante. In porta mi sembra che ha check, no? Vediamo. Il mio giocatore che resta lì a terra va bene. Lui resta lì a terra, ok. Questo corre ragazzi, con i giocatori, questo corre. Vediamo di impostarlo adesso, Andrea, il microfono come mi arriva e vediamo un po'. Pare sia anche leggero come microfono, quindi insomma. Ma Benji, cosa fai? Purtroppo anche l'altro microfono si è rotto e funziona e non funziona, a volte si sente bene, vabbè dopo 4 anni e mezzo, 4 anni, no, non mi ricordo di preciso quanto è passato, però troppe ne ha fatte di registrazioni quel microfono. Troppe ne ha fatte. Poi non lo butterò perché comunque sono sempre ricordi che ci ho lavorato sul canale e via. Ma cos'è? Andrea, ma sai qual è il mio timore? Siamo sicuri che per novembre non siamo chiusi in casa?
No, vabbè, non dico nulla, non dico nulla. Cioè, Aubameyang si è mangiato l'impossibile lì, ragazzi. Meglio non pensarci, Andrea, infatti. Io resto senza parole perché Aubameyang che mi si mangia quei gol lì avanti alla porta in quel modo. Un primo tempo dove io non so cosa dire veramente, cioè un primo tempo e infatti Andrea, infatti. Come l'avete visto questo primo tempo? Me la sono andato abbastanza. Ma forse secondo me dovrei cambiare comprare un allenatore un pochettino più. E ora di prendere un allenatore un po' più, come si dice? Un allenatore con un po' più qualità, insomma, ecco. Ha anche le spallate, giusto. Vabbè, dai. Non dico nulla è meglio, eh. Non dico nulla che è meglio. Non dico nulla che è meglio. Oh, almeno Mbappé qui se, secondo me ragazzi se compro un allenatore con più qualità possiamo fare qualcosina in più, eh. Secondo me è anche un problema di allenatore, secondo me, eh. Poi non so come la pensate voi, però secondo me. Grande Aubameyang, ragazzi. Andiamo.
Andiamo. Fermatelo, fermatelo. Faccio tanto per recuperare una partita e poi mi fate queste. Mi impegno per recuperare una partita e poi succede questo, dai. Mi impegno per recuperare una partita, poi basta un niente, no? Ma qui devo cambiare anche allenatore, secondo me. Qui secondo me c'è bisogno di un cambio di allenatore. No! Maremma però dai! Voi che dite? Ci sarebbe anche bisogno di un cambio di allenatore, magari? Come la pensate al riguardo? Guarda questo, guarda. Gliel'ha buttato fuori il giocatore però sì, direi. Che fenomeno questo ragazzi, ma che fa? Ma com'è che la butta? Questo non l'ho capita, eh. Questa sinceramente non l'ho capita. Questa non l'ho capita, vabbè. Come ti trovi con la difesa a 3, Giorgio? Maremma, vabbè. Sinceramente non meritavo di perdere. Sinceramente non meritavo di perdere comunque. Comunque. Non meritavo di perdere comunque. Ok, Giorgio, io penso che la live la chiudo qui, ragazzi, sono le 4:20, insomma, ecco.
Però è capace che poi resto collegato per fatti miei. È capace che resto collegato per fatti miei per vedere se acquistare un allenatore e provare qualche altro modulo, insomma, ecco. Tanto soldi per un allenatore, insomma, ci sono. Oh, ragazzi, non sono riuscito a vincere la challenge, però ci siamo divertiti. Dai, è stata una bella. Comunque, credo sia stata una bella live. Siete stati bene in compagnia, credo. Vediamo un po' qualche modulo di qualche allenatore. Doppia punta, quattro difensori. Vediamo un attimino questi moduli. Vediamo un po'. Saeda, una punta, un mediano, due centrocampisti. Tre difensori, due centrocampisti. Gasperini perché mi è antipatico, se no, però Ancelotti col 4-3-3 di Ancelotti, ragazzi. Tre centrocampisti, però. Sinceramente, vorrei fare un cambio di allenatore per provare un pochettino. Per provare un il 4-3-3 di Mancini. Non tanto mi garba. Non tanto mi garba. Vediamo un po'. Cosa vi dico? Lo voglio provare, Ancelotti, ragazzi. Lo voglio provare, devo essere sincero. Oh, Paolo, bentornato. Io sto chiudendo la live e tu arrivi. No, non cambio nulla, non cambio assolutamente nulla. Non cambio assolutamente nulla. Vediamo un po'. Ancelotti. Si è sfatto. Tutta la difesa, cioè tutta la formazione si è. Dobbiamo riequilibrare un attimino. Kimpembe va qui. Allora. Ok, un attimino. Oh, ragazzi, io direi che la live la possiamo chiudere qui. Vediamo un attimino, DC, ok. Ok, poi ce n'è da fare qui, ragazzi. Qui ce n'è da fare. Bisogna far salire un po'. Bisogna far salire un po' lo spirito squadra. Vediamo dove arriva a 79. No, vabbè, non posso giocare. Sì. Sinceramente, non posso giocare con 79 di. No, assolutamente.
88. Ragazzi, allora qui si chiude la live e noi ci sentiremo con i prossimi gameplay qui su PES 2021. Quindi io vi ringrazio di cuore a tutti, sono le 4:23 e ora che vado. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Paolo, ciao Andrea, ciao Giorgio, ciao a tutti, insomma, ragazzi. Ciao e alla prossima.